ragazzi del Duedario, chi lavora, noi festeggi. Mi sembra giusto. È stato aperto questo pomeriggio il ponte del Pontetto, una lunga trafila, ma finalmente i cittadini possono tornare a viaggiare. Dobbiamo ringraziare il signor prefetto per l'attenzione che ha avuto nell'autorizzare in periodo Covid la possibilità all'impresa di non interrompere i lavori, e altresì l'impresa che ha dimostrato davvero una grandissima disponibilità nell'intervenire anche i sabati e le domeniche, e quindi non creare nessuna interruzione, e quindi di poter terminare in tempi davvero notevoli per quello che è il periodo quest'opera che da tantissimi anni era pensata, progettata, iniziata, interrotta, insomma ha visto diverse vicissitudini. E quindi questo è buon auspicio per il rilancio del turismo del territorio, non solo ovviamente di Crevo e di Montecrestese, per i disagi che ha costituito l'assenza di interruzione di quest'opera, e quindi è di buon auspicio nello sperare che già per il prossimo estate ci possano essere delle conseguenze turistiche favorevoli. Il ponte è stato riaperto, ma mancano alcuni dettagli per completarlo definitivamente. Mancano le opere complementari, ovvero il tappetino d'usura, la sistemazione di tutto il materiale di risulta che è stato fatto e la sistemazione di alcuni sottoservizi. Questo comporterà ancora un mese e mezzo, e il Presidente ha ritenuto che non si poteva aspettare oltre di procedere a questa apertura.